Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Questo è un episodio un po' particolare perché Bluestack mi ha richiesto in collaborazione di portare un episodio direttamente sul suo Bluestack 3N. Come al solito vi ricordo in descrizione il link per poterlo scaricare e il link al gioco Harry Potter Hogwarts Mystery. Quindi io direi di andare avanti con la nostra puntata di oggi molto particolare con la schermata di Bluestack. 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, hashtag Bluestack e hashtag Harry Potter qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E noi andiamo avanti col nostro episodio. Allora, andiamo direttamente ad aprircelo, tanto ce l'abbiamo qui nella schermata di Bluestack, molto comoda. Rimarrò comunque in pagina così e non a full screen, ragazzi, va bene? Andiamo in gioco. Ok ragazzi, siamo in gioco. Allora, dove eravamo arrivati? Dovevamo andare a finire le pozioni, ma dovevamo fare anche le quest della storia. Allora, Meet White Rowan. Ok, io direi di andarci direttamente a questo punto, visto che ci stiamo. Come vi ho detto, visto che è una collaborazione con Bluestack 3N, rimarrò in schermata a finestra in questa maniera. Lo so, è un po' più bruttino, ma questo sarà soltanto per questo episodio, perché come vi farò vedere tra qualche secondo, appena finisce di fare il caricamento, possiamo finire anche a full screen, molto comodo. Quindi nessun problema ragazzi, lo fa anche lui, non è un problema grosso. Ok, siamo andati nella sala grande. Dovevamo incontrare il nostro amico Rowan. Dov'è Rowan? Eccolo qua giù. Rowan, che ci dici? Come stai Harry? Hai avuto altre visioni da quando siamo usciti dalla stanza dei manufatti? No, volevo parlarne con qualcuno, ma Merula ha raccontato a tutti di mio fratello e la gente mi crede già pazzo, aia. So che saresti tu a dover essere sconvolto, ma queste visioni mi hanno terrorizzato. Che ne dici di riprendere fiato un attimo? Certo Rowan, credo che farà bene a entrambi. Ah, che bello, che cosa vogliamo fare? Parla della visione, inizia. 100 monete, costa. Ragazzi, costa. La tua visione mi preoccupa molto, Harry. Ok, 6 turni rimasti. Stiamo mangiando dei tramezzini molto particolari. Non mi fido abbastanza di dirlo, ho sentito delle voci prima. Wow, V più e in più abbiamo anche il bonus dei nostri 3 punti. Stupendo, ottimo, ci è andato benissimo. Ok, mi stai facendo sentire anche peggio, ecco perché ho bisogno del tuo aiuto, me la caverò. Le visioni possono essere pericolose. Ecco perché ho bisogno del tuo aiuto. Mamma mia, quanto siamo bravi a fare amicizia con Rowan. Siamo fighissimi. Ok, continuiamo. Ah, grazie per avermi tirato su di morale, Harry, e che mi preoccupo per te. Ti sentirai meglio di certo una volta che avrò risposto alle tue domande. Ok, 4 turni rimasti. Allora, posso esserti utile? Tenendo un segreto con conoscenza e amicizia probabilmente non puoi. Questa è un po' brutta da dire, con conoscenza e amicizia, Mamma mia, quanto sono diventato bravo a scegliere le domande. Wow. Ok, stiamo continuando a fare punti e a prendere punti. Mi sento molto meglio, Harry, ci sono solo un paio di cose che mi preoccupano. Che cosa? Risponderò a tutte le tue domande, Rowan, vedrai, non c'è motivo di preoccuparsi. 3 turni e già stiamo così noi. Sì, mi sa che ci siamo spacciati. No, che siamo spacciati. Allora, credi che fosse un avvertimento? Non saprei, o un indizio, o entrambe le cose. Allora, questa è brutta. Non saprei, o un indizio. Vai, un indizio. Mamma mia! Le sto azzeccando tutte oggi. Fantastico, me la cavo alla grande. Ok. Allora, la differenza che potete vedere già su Bluestack è che è molto più leggero sia graficamente che però anche come CPU. Quindi si gioca molto più facilmente anche con PC più leggeri. Grazie Harry, insieme interpreteremo la tua visione. Mamma mia. Ok, prendiamo i punticini amicizia con Rowan. Grazie. Tra un po' siamo a livello 3 con Rowan, ci piace. Sono venuto a patti con le mie visioni, ma il pensiero del duello mi mette ancora una grande ansia. Per fortuna il libro sui duelli che abbiamo trovato descrive nel dettaglio come potrei sconfiggere Merula. Ah, magnifico Rowan, che cosa hai scoperto? Ah. Un sacco di cose. Quale effetto vuoi che abbia il tuo nuovo incantesimo? Ferire Merula, e forse è un po' troppo. Mettere in imbarazzo Merula, che sarebbe una bella botta. E molteplici utilizzi. Mettere in imbarazzo Merula. Me la scelgo difficile. Fin da quando ho messo via da Hogwarts, Merula ha cercato di rovinarmi la reputazione. Voglio renderle un pamper focaccia. Continuerò a leggere finché non avrò trovato l'incantesimo giusto. Te lo insegnerò nella sala comune di Grifondoro. Ma ecco l'informazione più interessante contenuta in questo libro. Il professor Flitwick è un campione di duelli. Ah, quindi possiamo andare anche dal professor Flitwick. Dovresti chiedergli di dargli qualche dritta o di insegnarti qualche incantesimo utile. Grazie Rowan, studierò tutto quanto il più in fretta possibile, prima che Merula importuni qualcun altro.
Ok, incontra Rowan, l'abbiamo fatta. Parla con il professor Flitwick. Andiamo dal professor Flitwick, vediamo un po' che cosa vuole. Ok, siamo in cortile. Ecco il professor Flitwick che ci aspetta. Mi scusi, professor Flitwick, vorrei farle una domanda. Cosa posso fare per te, botte? Professore, è vero che lei era un campione di duelli prima di venire a insegnare a Hogwarts? È vero, ho fatto faville con i miei stupeficium e protego. E ho una mensola piena di trofei che lo dimostra. Bello. Credo che potrebbe insegnarmi alcune delle sue tecniche. A Hogwarts è previsto lo studio di numerosi incantesimi difensivi, Potter. Io avrei bisogno di qualche tecnica in più avanzata, professore. Giustamente dobbiamo andare contro Merula. Oh, dimmi un po' perché vuoi duellare. Duellare è divertente. Per difendermi, per affinare le mie abilità. Per difendermi. Il professore lo so stare aggredito e voglio imparare a difendermi. È comprensibile, ma un duello dovrebbe essere l'ultima spiaggia. Mi insegni, professore, non la deluderò. Ah, la supplico, non gliene chiederei se non fosse importante. Temo che potessi avere dei problemi qui a Hogwarts, considerata la reputazione di tuo fratello, giustamente. Potrei insegnarti il miglior incantesimo di autodifesa che conosco. Ti insegnerò un incantesimo. L'incantesimo più importante per un duellante. Expelliarmus, che è quello che dovrebbe levare l'arma dagli altri, appunto. Serve a disarmare l'avversario senza ferirlo. Niente male. Dai, insegnaci Expelliarmus. Ok, siamo pronti. Andiamo a vedere. Concentrati. Assolutamente, ci concentriamo. Ci piace. Ok, proseguiamo. Sistema impugnatura. Giustamente dobbiamo prendere bene la bacchetta, che se sbagliamo a fare la procedura rischiamo di far esplodere qualcuno. Fai una domanda. Allora, come devo fare? Così, così o colà? Ok, ottima domanda, te la spiegherò. Wow, non l'ho sentita neanche io. Ascolta i consigli. Giustamente i consigli sono importanti, specialmente da un insegnante come lui che è il campione di duelli. Ok, stringi impugnatura ancora. E questa volta la devo stringere molto meglio, 5 volte. Un'impugnatura floscia può essere un errore fatale. Ah, ecco. Fai una pausa. Un attimino, mi sta a fare male il braccio, Non posso riposare ora, se voglio battere Merula devo imparare questo incantesimo. Dimostra. Vai, dimostrato. Grazie. Concentrati. Un altro po'. Se mi concentro un altro po' mi parte in braccio. Magnifico. Ok. Ci siamo riusciti, siamo andati avanti. Ok, ecco fatto. Monetina go go. Hai imparato Expelliarmus, ricompensa utilizzabile nei duelli. Raccogli. Ok, vai così. Stiamo andando abbastanza bene. Bene, ora che ci hai preso la mano, prova a lanciare incantesimo di disarmo su di me. Su di lei. Ora. Ok. Ah, ok, si fa in questa maniera. Oh, funziona meglio anche il raggio comunque, Niente male. In confronto all'altro emulatore che utilizzavo. Quindi, meglio forse BlueStack per il gameplay in sé. Ce l'hai fatta, hai davvero un talento naturale per gli incantesimi. Grazie mille, professor Flitwick. Mi sarà di grande aiuto. Ok, potresti anche allenarti con il signor Copper. Nonostante alcune incertezze è molto abile. Accetto il suo consiglio. Ho sempre pensato che Ben fosse più bravo che incantesimi di quanto lasciasse intendere. Promettimi che duellerai solo se non avrai altra scelta, Potte. Allora, non posso prometterlo, è pericoloso. Lo prometto, sinceramente io faccio non posso prometterlo. E faccio anche il livello 4 di coraggio. Non voglio fare del male a nessuno, ma non posso prometterlo, professore. E vi avrai a duellare a scuola senza autorizzazione, Potte. Userai questo incantesimo per motivi diversi dalla difesa personale. Sarò costretto a proporre la tua espulsione. Dobbiamo stare attenti a quello che scegliamo. Non voglio deludere il professor Flitwick, ma se non duello con Merula non smetterà mai di fare l'aria prepotente. Ed è vero. Expelliarmus dovrebbe essere proprio quello che mi serve per vincere il duello. E anche per farla rimanere un pochino male, perché gli leviamo l'arma dalla mano. Sto ancora leggendo il libro di duelli. Ti faccio sapere quando trovo qualcosa. Grazie, molto gentile. Allora, che cosa facciamo? Parla con Ben nella sala grande. Andiamo da Ben. Siamo nella sala grande. Andiamo giù da Ben. Ben, dove sei? Ammazza, dove stai? Lontanissimo. Allora, chi ci sta qua? Vabbè, Penny. Dove è andato Ben? Ben? Ah, guarda Merule, che dice Merule? Qualcosa per quell'agnoso del tuo amico Marcio è imbarazzante. Che ha fatto? Ben, che hai combinato? Andiamo da Ben. Cosa c'è che non va bene? Mi sembri preoccupato. Sì. O meglio, mi sembri più preoccupato del solito. Non penso di poter andare avanti così, Harry. Che vuoi dire? Hogwarts non fa per me, pensavo che sarei riuscito ad adattarmi, ma più sono qui, più scopro cose di cui aver paura. Ahia. Come fai a essere sempre così coraggioso? Ho paura anch'io. Attività, concentrazione. Ho paura anch'io. Ok. Anch'io ho paura, Ben, di essere bocciato, di mettermi nei guai con Peter, di non riuscire a scoprire che è successo a mio fratello. Dimentichi i lupi mannari, i vampiri, i ragni giganti, tu sai chi, i fantasmi, elfi domestici, glitch, intossicazioni. Quanta roba c'è a Hogwarts di pericoloso? Non è possibile mai. Andrà tutto bene, Ben. Dimmi cosa ti preoccupa e farò del mio meglio per tirarti su. Ottimo. D'accordo, ma ti dirò solo alcune delle cose che mi preoccupano, altrimenti staremmo qui fino agli esami di fine anno. Ok, parliamo con lui.
Incoraggiamolo. Penso di essere fuori posto qui a Hogwarts, Harry. Ok, c'è così tanto di cui aver paura. Allora, io non ho mai paura di niente, tutti hanno paura a volte, ti ci abituerai. Io metto la seconda, e è la perfetta, era la scontata poi. E prendo pure 4 punti in più, visto che abbiamo il coraggio. Bam! Quasi prima gemma, primo turno. Sei il più coraggioso. Allora, i nostri amici non hanno paura. Sei il più coraggioso, bene, ci proteggeremo a vicenda. La nascondo meglio. Ok, ci proteggeremo a vicenda. Mi sembra anche giusto. E c'è sempre il coraggio di mezzo. Quindi facciamo ancora più punti perché abbiamo 4 punti. Forse arriviamo già alla seconda gemma per un pelo. Grazie Harry, sto un po' meglio, ma penso ancora di essere fuori posto. Capita a tutti di sentirsi così, Ben. Parliamo un altro po'. Ok. Perché mi hanno messo in Grifondoro? Bella domanda. Devi fidarti del cappello parlante. La vigliaccheria da Grifondoro. Sei più coraggioso di quanto pensi. Sei più coraggioso di quanto pensi. Mi sembra anche giusto da dire. Ok, abbiamo fatto rallegrare abbastanza bene, dai. Guarda per pochino, non arriviamo all'ultima. Mi sento molto meglio, ma penso ancora che forse dovrei tornare a casa. Continuiamo a parlare bene, così vedrai che Hogwarts ha bisogno di te. Ok, il mio posto è con i babbani, dice, perché giustamente lui è un babbano. Non ci tornerai mai più, puoi tornare durante le vacanze. Hogwarts è casa tua, Ben. Hogwarts è casa tua, Ben. Mamma mia, le azzecco tutte oggi. È fantastico. Ben si sente meglio grazie a te. Eh beh, gli abbiamo fatto un perfect. Grazie Harry, non so come farei a sopravvivere a Hogwarts senza di te. E facciamo amicizia meglio anche con Ben, che dovrebbe arrivare a livello 1. Anzi no, a livello 2, scusate. Sbloccato 5 gemme, grazie, molto gentile. Grazie Harry, mi sento molto più ottimista sulle mie possibilità di sopravvivenza a Hogwarts. Aiuta a sapere che anche un coraggioso come te ha paura a volte. Fantastico, sei uno dei miei migliori amici. Qui avremo bisogno del tuo aiuto per scoprire cosa è successo a mio fratello. Ah, lo stai aiutando solo perché ti serve una mano per tuo fratello, eh. Cercherò di aiutarti come posso, Harry. Male che vada, conosco tutti i nascondigli migliori. Non so che cosa ha detto. Missione compiuta. Un amico in difficoltà. Ricompense. 50 cuoricini, una gemma e 150 exp. Empatia. Buono, buono, buono. Siamo già 4-4-3. E ora cosa abbiamo in programma? Allora, dalla sala comune di Grifondoro non ci posso andare perché devo pagare 55 gemme e non ce l'ho. Allora posso fare pozione corroborante, che l'altra volta l'avevamo iniziata ma non sono riuscito a finirla perché mi mancavano le energie. Ora ce n'ho tantissime di energie, se non riesco a fare pozione corroborante mi arrabbio. Ok, iniziamo pozione corroborante, quella lunga che abbiamo fermato l'altra volta. Stavolta la dobbiamo rifare da capo, però adesso ho tante tante energie, quindi non me ne frega niente. Ok, si prosegue. Allora, vai, pozione corroborante, domanda. Grazie, perché mi può servire durante la battaglia, ragazzi, eh. Quando cominceremo le prime battaglie su Hogwarts Mystery. Allora, sembra che stiamo andando bene, stiamo salendo di stelline. Allora, scelgo 40 di coraggio, assolutamente. Ottimo. Tenete traccia di tutti gli ingredienti, è fondamentale, concentratevi, perfetto. Ok, si prosegue, facci vedere la seconda stellina. Oh, aspetta, 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 e voilà. Mamma mia, la perfezione. Questa è perfezione dalle mie parti, magnifico. Ok, e lui, Piton, si arrabbia sempre di più perché noi siamo troppo bravi. Ok, più 10, va benissimo. A intelligenza, se non erro. Cerca sangue di salamandra. Quindi io mi mando a cercare sto sangue di salamandra in mezzo agli scaffali. Dov'è il mio sangue di salamandra, Harry? Aiutami a trovarlo. Ok, allora. Vai, cerca. Perfetto. Andiamo a guardare intorno. Ok. Spingi da parte. Perfetto. L'abbiamo trovata sta salamandra? Sì. Ok, mi riprendo altro coraggio. Potevo prendere pure un'energia, ma non ce ne frega niente. Vedo qualcosa ma non capisco se è sangue di salamandra o di iguana. Fammi luce. E adesso dobbiamo fare l'humus. Ok, mi scusi, grazie. Magnifico. Magnifico, noi facciamo dei humus perfetti. Che siamo belli, noi siamo Harry Potter. Ok, più 10 punti. Qui facciamo 4-4-4, secondo io così. Mi pare di aggiungere sangue di salamandra, giustamente. Assicurati di avere tutto il necessario per la pozione corroborante. Poi aggiungi i tuoi ingredienti. Perfetto. Allora, vai così, chiedi aiuto. Ottimo. Possiamo andare da lei. Ascolta, a Merule dobbiamo ascoltare. Siamo seri? Peter mi ha detto qualcosa. Ma perché si abbassa subito? Volevo ascoltarla. Allora, qui c'è il cuore e l'intelletto e le monetine. Sinceramente prendo questo 15 e mi faccio un 4-4-4. Va bene. Iniziare devo aggiungere il sangue di salamandra. Ok. Aggiungiamo sto sangue, dai. Allora, oh, vai, versalo. Magnifico, perché ci vuole fatica a fare quella cosa così, no? Capito?
Ok, guarda le bollicine. Qui si vedono meglio le bollicine. È strano come cosa. Sembra che abbia meno ombre su BlueStack, ma sia molto più veloce e molto più animato. Strana come cosa. Ok, vediamo un po'. Abbiamo aggiunto il sangue di salamandra, quindi... Ok, più 10 a quello e va bene così. Proseguiamo. Preparate a pesare le spine di pesce leone. Ma che roba è? Una alla volta venite a e pesate le vostre spine di pesce leone, potte sei il prossimo. La tocca sempre a noi però, eh. Ok, vai. Maneggia la bottiglia. Pensate con le energie normali quando mai avrei finito questo coso, specialmente in video. Ok, siamo riusciti a fare questo. Io mi prenderei non un'energia, mi prenderei cuore. Potenziamo le statistiche perché è importante in questo gioco. Devo pesare le mie spine di pesce, vai. Pesce leone, guardate che brutte spine. Ok, sì, ho capito. Grammi questo raggio, ok. Stiamo andando molto veloci. Allora, vediamo un po' che cosa ci combini. Gli fai a pesarle? Su, pesa. Oh, ma quanto sono bravo a pesare le cose. Ok, più 10. Ci stiamo andando quasi. Siamo quasi alla pozione corroborante. Preparati a mescolare. E mo ci tocca. Continua a mescolare, non fate errori. Mi aspetto una pozione perfetta e noi saremo perfetti. Ascolta. Vediamo un po'. Nuovo uovo e la mia pozione ha cambiato colore. Che bello. Merule, tu che dici? Lancia occhiataccia a Merule, vai. Ci piace. Mamma mia, stella a secco. Ok, prenderei cuoricini, perché a sto punto sono quelli con più punti, quindi andiamo a prendere quelli più alti. Quasi mi devo preparare la pozione corroborante, ora devo iniziare a mescolare il senso antiorario. Ok, quindi così. Ah, che bella la spirale, quanto ci piace la spirale. Mamma mia, quanto siamo bravi. Ok, abbiamo gettato quella roba di leone dentro al nostro calderone e stiamo mescolando in senso... Ha detto antiorario. Pensavo che stava girando in senso orario. Ma c'è qualcosa che non quadra. Ok, mescola la pozione. Dai, su. Oh, che bravi. Più 10. Ecco fatto. Mamma mia, i punti che prendiamo in più per aver fatto tutte le stelle. Eppure la coppa più 3 ci piace. Harry, la tua pozione sembra davvero perfetta. Mi sembra accettabile. La preparazione della signora Snide, al contrario, è impeccabile. Ah, questa è sempre impeccabile. Grazie per il Sir Piton. Dubito del giudizio di Piton. Non lo farò mai perché perdo i punti. Deli di medula, placa Piton. Placa Piton. Come posso fare per migliorare alla realizzazione delle pozioni, professore? Se potessi trasformarti in uno studente meno incompetente, potrei sarebbe un buon inizio. Questo non posso farlo, ma spero di migliorare un po' seguendo il suo fulgido esempio, professor Piton. So che non eguaglierò mai le sue straordinarie abilità e conoscenze, ma spero di diventare almeno uno studente mediocre emulandola. Apprezzo che tu sia così determinato nonostante la tua disperata incapacità, Potte. 10 punti a Grifondoro. Oh, oh, ci piace. Riconosce la perfezione quando la vede. E tutti vedono che sei senza speranze, Potte. Cattivo. Mi spiace, Harry, Piton e Merula ti danno sempre il tormento. Non sono preoccupato per Piton e Merula. L'unica cosa che importa è trovare il mio fratello e le sale maledette. Anche se a me mi interessava più i punti della nostra sala Grifondoro. Ok, allora... Direi che abbiamo fatto abbastanza cosine. Ci possiamo fermare qui. Ormai ho abbastanza energie per fare qualsiasi cosa. E andremo avanti sicuramente con BlueStack, perché è molto più fluido. Dimmi qua sotto nei commenti cosa preferite. Sicuramente ritornerò a tutto schermo. Quindi 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Harry Potter qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andate qua sotto in descrizione per il link di BlueStack 3N e per il link di Harry Potter da Play Store. E ci vediamo alla prossima puntata.